Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo il pane più soffice che ci sia, il pane allo yogurt morbido come il cotone. Avete presente il cotone che utilizzate per disinfettarvi quando magari vi fate male? Ecco, questo pane è veramente uguale identico. Rimarrete stupiti da quanto semplice, veloce e facile è da preparare. Inoltre, con il suo gusto molto neutro, si abbina perfettamente a qualsiasi cosa. Con pochi ingredienti avrete un pane degno del suo nome. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 500 g di farina 00 e 100 g di farina Manitoba, 8 g di lievito, 80 g di zucchero semolato, 10 g di sale e mescoliamo le polveri aiutandoci con una marisa. Aggiungiamo un uovo, 200 g di yogurt magro e 160 ml di latte intero fresco. Impastiamo fino ad amalgamare grossolanamente tutti gli ingredienti. Poi aggiungiamo, poco alla volta, 60 g di burro morbido. Quando l'impasto risulterà liscio e omogeneo, dopo circa 20 minuti di lavorazione, lo trasferiamo sul piano da lavoro e diamo forza alla maglia glutinica con qualche piega a mano. Seguite attentamente i movimenti della mamma. Formiamo una palla pirlando leggermente e trasferiamo l'impasto in una ciotola con un po' di farina. Copriamo con pellicola e lasciamo raddoppiare nel forno spento solamente con la luce accesa. Dopo un'ora e mezza, guardate che bell'impasto abbiamo ottenuto. Trasferiamo sul piano da lavoro infarinato e togliamo un po' di farina. Stendiamo delicatamente con le punte delle dita per formare un rettangolo di 50 cm di lunghezza per 40 cm di larghezza. Assottigliamo i bordi dei lati lunghi ed eseguiamo dei tagli di lunghezza 18 cm circa e ad intervalli di 1,5 cm. Proseguiamo arrotolando il rettangolo su se stesso, il più stretto e uniforme possibile. Con delicatezza prendiamo gli estremi dell'impasto e lo adagiamo su una teglia di 26 cm di diametro, con carta forno sul fondo e imburrata sui bordi. Sistemiamo il più possibile facendo combaciare gli estremi. Copriamo con pellicola e lasciamo raddoppiare in forno spento solamente con la luce accesa. Dopo 45 minuti, un'ora, togliamo la pellicola e cospargiamo la superficie del pane di latte. Cuociamo a forno preriscaldato statico 180 gradi per 25-26 minuti o fino alla doratura. Sforniamo il pane e lo spennelliamo di burro fuso. Lasciamo raffreddare completamente. Guardate che meraviglioso pane abbiamo creato! La morbidezza è davvero incredibile. Inoltre si può notare benissimo la struttura sfogliata, dal fatto che si srotola facilmente come un delicato gomitolo. La particolarità di questo pane è che, se conservato coperto con pellicola trasparente, resta soffice per una settimana. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questo delizioso pane allo yogurt morbido come il cotone. Guardate qua, che meraviglia! Guardate quanto è morbido!
Cosa posso dirvi? È gustoso, morbidissimo, grazie allo yogurt presente all'interno, ed è perfetto così com'è, però è squisito anche con della marmellata o con della Nutella spalmati sopra. Grazie al suo gusto neutro si abbina praticamente a qualsiasi cosa ed è un'alternativa perfetta per fare uno snack pomeridiano o una colazione gustosa. Insomma, è assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video. E mi raccomando, visitate anche il primo link in descrizione.